volontariato fuori dal carnevale, niente stand gastronomici per Misericordia Croce Verde. Dopo 50 anni di presenza, le storiche associazioni attaccano la fondazione e l'amministrazione comunale. Se il sindaco va avanti, arrivano i carabinieri. Sgarbi scatenato, replica il sindaco Giorgio De Ghingaro, conferma che il Belvedere è bocciato, evoca contenziosi e querele. Torna a San Biagio, novità e tradizione a Pietrasanta venerdì e sabato la fiera patronale, debuttano i banchetti davanti alla fontana di Ciulla, il rito della benedizione della gola. Ok, mercoledì sera in trasferta, le versiliesi in pista per il turno infrasettimanale, il CGC a Follonica e il Forte dei Marmi a Valdagno. Ben ritrovati con le notizie dalla Versilia al TG Noi e ripartiamo a questo punto dall'esclusione di fatto delle due maggiori associazioni di volontariato di Viareggio dal carnevale ormai prossimo alla partenza. Si parte questo sabato con il primo corso mascherato, non ci saranno né Misericordia né Croce Verde, non c'è stato accordo per la presenza degli storici stand gastronomici e attaccano le due associazioni sia la Fondazione che il Comune. Niente più bomboloni dolci e pizza bella calda al carnevale di Viareggio, almeno non quella servita dalla Misericordia e dalla Croce Verde. Dopo 50 anni infatti si è dissolta la storica presenza degli stand gastronomici delle due più antiche associazioni di volontariato cittadine che si sono sentite escluse dal circuito da parte della Fondazione. E non ci girano tanto intorno i presidenti che dopo mesi di trattative hanno ritenuto irricevibile la proposta arrivata il 29 dicembre scorso dalla Cittadella. 10.000 euro da versare alla Crea, società che gestisce gli spazi commerciali per conto della Fondazione, per restare negli spazi centrali di sempre in zona orologio, oppure trasferirsi gratuitamente oltre via Saffi, cioè in fondo al circuito, dove mancano peraltro gli allacci alle utenze. Costi troppo alti, visto che ogni stand ricava circa 20.000 euro in tutto il carnevale. L'11 gennaio è arrivata una seconda proposta, scontata 7.500 euro, ma la cifra era ancora alta e i tempi ormai troppo stretti. Ritenere Misericordia, Croce Verde al pari di enti commerciali significa non aver capito cosa vuol dire essere volontari. Al di là del danno economico, che ci può essere un danno economico, significa avere un distacco di alcuni enti nei confronti del volontariato. Misericordia e Croce Verde resteranno solo per le emergenze sanitarie fuori dal circuito. Per come è andata, sotto accusa finisce non solo la Fondazione ma anche l'amministrazione comunale. Quello che fa rimanere un po', diciamo, perplessa è la mancanza di attenzione da parte dell'amministrazione comunale. Questa, ecco, mi aspettavo dopo le varie uscite sui quotidiani, sulla TV locale, che magari un componente dell'amministrazione comunale chiedesse magari un incontro per avere dei chiarimenti con la Croce Verde. E c'è ancora un capitolo della storia sul Belvedere Puccini, un botta e risposta sempre più aspro fra il sindaco Giorgio De Ghingaro e il sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi, che in un video ribadisce il progetto è bocciato e rincara la dose. Sono particolarmente colpito dalla scortesia istituzionale del sindaco di Viareggio De Ghingaro, che è anche mio amico, e dalla mancanza di rispetto che ha per un esponente del governo a cui lui attribuisce parole in libertà. Le parole in libertà non ci sono. Si alzano ancora i toni dello scontro fra il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro e il sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi, che in un video pubblicato su Facebook lunedì sera ha controreplicato al primo cittadino, ribadendo la bocciatura del progetto di rifacimento del Belvedere Puccini dal costo di 2 milioni di euro. Se si vuole perdere tempo in cause, Consiglio di Stato, TAR e altro, il sindaco si può tranquillamente muovere, visto che ha chiesto l'accesso agli atti, cosa di cui informo chi mi ascolta, rispetto all'azione di avocazione, ma in questo momento il sovrintendente non deve esprimere una posizione, quella che ha espresso, che è stata ritenuta sbagliata dal Ministero, che con la Direzione Generale ha avocato, quello che ho detto ieri. Il progetto era inqualificabile e impresentabile rispetto alla conservazione e alla memoria. Sono soldi buttati da un sindaco che non ha amore per Puccini
e sono la prova della mancanza di rispetto per un luogo che va conservato, per cui in questo momento non si può procedere. Se poi il sindaco vuole procedere, arriveranno i carabinieri a spiegargli che non lo può fare. In questo momento quel progetto è bocciato perché non merita di essere portato come trasformazione di un luogo che deve essere invece conservato. Sgarbi è tornato poi sull'assenza del sindaco alla GAMC sabato mattina alla mostra il cui catalogo è edito dalla sorella Elisabetta. Con la presenza di mia sorella, che non è stata in alcun modo salutata dalle autorità locali, non posso accettare che qualcuno dica delle mie parole che sono parole in libertà. Tutto sono meno che parole in libertà, sono parole consapevoli di uno che si è occupato per più di 50 anni di tutela del patrimonio artistico, caro Del Ghingaro. E di quelle parole in libertà potrei anche chiamarti in giudizio, perché tu sia attento, ti attento per rispetto istituzionale ma anche per rispetto della mia vita. Ma veniamo alla cronaca, un incidente sulla A12 nella mattinata di martedì in corrispondenza dell'area di servizio Versilia. Due feriti lievi nello scontro fra due auto, venivano da una vacanza a Pisa, entrambi di Milano. Sul posto Croce Verde, Croce Rossa, automedica, vigili del fuoco, anche la stradale e il personale della SALT. A Viareggio la carcassa di un delfino è stata rinvenuta nel pomeriggio sulla spiaggia di fronte Piazza Mazzini. Come prevede la procedura, è stata allertata la Capitaneria di Porto, oltre alla Polizia Locale. Dopo la rimozione del mammifero marino, l'esemplare della lunghezza di oltre 2 metri è stato portato presso l'Istituto Zooprofilattico per le indagini necroscopiche e diagnostiche utili a stabilire le cause della morte e capire come mai si sia spiaggiato. Un esemplare di 2,17 m per 60 kg di peso. Il fenomeno viene monitorato anche per studiare le patologie che colpiscono la specie lungo la costa. Andiamo a Pietrasanta adesso, dove ci si prepara al ritorno della fiera del patrono San Biagio con diverse novità, ma soprattutto tanta tradizione. Come ogni anno, la città di Pietrasanta celebra il suo santo patrono, San Biagio, protettore della gola, con un programma di appuntamenti che fanno ormai parte della tradizione. Venerdì 3 e sabato 4 febbraio, il cuore storico di Pietrasanta ospiterà la tradizionale fiera del mercatino artigianale, proponendo ai visitatori un'ampia selezione di prodotti alimentari, capi di abbigliamento, giocattoli, articoli per la casa e oggettistica di ogni genere. All'Agro Zootecnica sarà riservata l'area di Piazza Matteotti e parte di via Oberdan, dove troveranno posto gli espositori di macchinari e attrezzature agricole, utensili per il giardinaggio e prodotti enogastronomici locali per un totale di oltre 200 stand. Abbiamo introdotto un elemento di novità, commenta l'assessore Francesca Bresciani, riferendosi al mercatino artigianale sulla passeggiata di Ciulla in Piazza Statuto, per valorizzare un appuntamento che fa della tradizione il suo asse portante. La collegiata di San Martino accoglierà i fedeli per le celebrazioni sacre di San Biagio, mentre la tradizionale benedizione della gola sarà officiata negli orari liberi dai riti religiosi. Come vuole la tradizione, tanti e gustosi i menù speciali proposti da diversi ristoranti del territorio per accompagnare i 2 giorni di fiera. Ricco anche il cartellone degli eventi collaterali. Oltre alle attrazioni del Luna Park, sabato alle 16.30 il sagrato della chiesa di Sant'Agostino sarà palcoscenico aperto per il Gospel Live Show, primo coro gospel della città di Pisa, che intratterrà i visitatori con suggestioni musicali provenienti dalla tradizione gospel e spiritual. Domenica infine San Biagio ad Arte, ovvero una visita guidata gratuita per adulti alla mostra Lo Sguardo e l'Idea, allestita in collaborazione con le Gallerie degli Uffizi nel complesso di Sant'Agostino. Torniamo a parlare di carnevale, c'è il ritorno dell'artista e già carrista Jonathan Francesconi fra le proposte in edicola del Tirreno per celebrare i 150 anni della manifestazione. I poster di tutti i carri di prima e seconda categoria, i bozzetti delle costruzioni grandi e poi le foto, il manifesto ufficiale di Oberto Bonetti e soprattutto un originale omaggio, un manifesto dei 150 anni del Carnevale di Viareggio realizzato ad hoc dal maestro ed ex carrista Jonathan Francesconi. Questo è il pacchetto di iniziative editoriali messe in campo dal quotidiano Il Tirreno per i propri lettori, in edicola insieme al giornale a partire dal 1 febbraio per tutto il mese. Quest'anno dovevamo suggellare in qualche modo il nostro legame strutturale con il Carnevale di Viareggio
E quale migliore occasione dei 150 anni? Oggi siamo ospiti della redazione del Tirreno, che ringraziamo per questa iniziativa che tutti aspettano, perché va nelle collezioni di tutti i collezionisti di Viareggio e forse anche oltre, e dà ricchezza alla città, perché per un mese praticamente si parla quasi esclusivamente del carnevale. Il re è venuto da voi, non ho fatto un omaggio, ma è proprio Sua Maestà che brinda ai 150 anni con l'amore di questa manifestazione che continuerà per altri 1000 anni. Una vera chicca è invece la pubblicazione dedicata alla musica del Carnevale, curata da Claudio Vecoli, che ha raccolto la storia delle canzoni dagli inizi al Festival di Burlamacco, ripescando testi originali, spartiti e curiosità, come le origini del celebre brano Andastio Giovinastro al Gran Veglione. Inizialmente, un po' da tutte le parti, si è scritto che la musica era di un anonimo napoletano. In realtà abbiamo scoperto, grazie anche a due professori di Viareggio, che la musica era presa, diciamo, e poi riadattata, ma neanche tanto, nel senso che in realtà sono praticamente uguali, a parte le parole, dalla colonna sonora di un film dove recitava peraltro Sofia Loren. E restiamo in tema di carnevale e vi riportiamo alla GAMCA, la mostra Che la festa cominci, ispirata ai 150 anni del carnevale, e con Massimo Mazzolini andiamo a vedere una delle opere più significative in esposizione. Una delle opere principali che brilla nella mostra Che la festa cominci, inaugurata sabato alla GAMCA di Viareggio, è il grande spettacolare dipinto di oltre 3 metri di lunghezza, raffigurante il corteo carnevalesco del principe Giovan Battista Borghese, opera del pittore tirolese Johann Paul Schoer, per il Carnevale di Roma del 1664, è considerato dalla critica il più creativo e fantasioso collaboratore di Gian Lorenzo Bernini. L'autore fu l'artista dell'effimero, della messa in scena barocca, della festa di rappresentanza, dell'ingresso cerimoniale, e con la sua stupefacente fantasia fu capace di realizzare trionfi come quest'opera in mostra con altre 80 alla Galleria d'Arte Moderna per celebrare i 150 anni del Carnevale viareggino. Il pittore ha voluto omaggiare il giovane committente, un principe della famiglia borghese, prendendo i colori l'oro dello stemma di Borghese e mettendo sul carro i due simboli, due animali araldici che sono ancora nello stemma, cioè il drago e l'aquila. Però la cosa interessante è che il drago si muove, è questo che ci fa anticipare i nostri carri del Carnevale di Viareggio, sputa fuoco, e l'aquila e una fontana buttano invece pezzettini di dolce, di confetti. Inoltre il carro è preceduto da una 70 di persone, sono uomini con maschere, vestiti da donne e con un colore, con un effetto cromatico fantastico. Il carro, fra l'altro abbiamo una documentazione uscita recentemente, è proprio realizzato come erano i primi carri del carnevale, con all'interno gli uomini che attraverso leve, cinghie, eccetera, manovrano i movimenti. Il dipinto di Schoer, con il corteo carnevalesco del principe borghese, per dimensioni occupa l'intera parete di una delle sale espositive della galleria. La mostra, curata da Roberta Martinelli, è ricca di novità sia da vedere che da leggere in catalogo, ed è anche un'occasione per presentare al pubblico uno degli ultimi importanti acquisti delle Gallerie degli Uffizi. Veniamo adesso allo sport. Hockey su pista, un turno infrasettimanale di trasferta per le versiliesi. Trasferta a Follonica mercoledì sera nel turno infrasettimanale del campionato di Serie 1 di hockey su pista per il Centro Giovani Calciatori Viareggio, che nell'ultima gara disputata ha ottenuto un prezioso pareggio in rimonta 5-5 con il Grosseto, dimostrando nell'occasione una bella prova di carattere da parte dei ragazzi di Massimo Mariotti, che ora contro i maremmani degli ex Montigel Barozzi e l'allenatore Sergio Silva sperano di muovere la classifica, perché la squadra ha necessità di punti in chiave salvezza. In Europa il Follonica sabato sera ha battuto 6-0 i tedeschi del Remscheid. L'hockey Forte dei Marmi, dopo la sconfitta subita in Eurolega con il Barca per 6-2, torna in campionato affrontando la trasferta di Valdagno, dove troverà gli ex Motaran e Rubio, che sono stati negli anni trascorsi al Forte due elementi dal rendimento costante. In Spagna i rossoblù hanno dovuto rinunciare ad alcuni elementi e sono mancati nel corso della partita i cambi, quindi la speranza è che in Veneto la situazione sia meno problematica. Mercoledì sono in programma anche le altre due gare, Grosseto Sarzana e Bassano Montecchio, mentre invece si sono giocate sabato e domenica Vercelli Sandrigo 5-4, Trissino Montebello 7-0, Lodi Monza 3-0.
Mi fermo qua con le notizie dalla Versilia, vi lascio ancora all'informazione del TG Noi e alla programmazione di Noi TV. Buon proseguimento di serata.